Non solo di Iran, ma anche del ruolo che possono svolgere gli Stati Uniti nel futuro, soprattutto all'interno del Consiglio di sicurezza. Abbiamo l'onore e il piacere di avere qui l'ambasciatore all'ONU, Sebastiano Cardi. Benvenuto e grazie per Grazie essere dell'invito. tornato qui sul Sì, floor. grazie dell'invito. Allora, cerchiamo di capire un po' dove stiamo andando, quindi come saranno i prossimi anni, ma partiamo da un anno che è fondamentale per l'Italia perché grazie al vostro sforzo siamo entrati all'interno del Consiglio di sicurezza. Qual è la roadmap e qual è il manifesto dell'Italia all'ONU? Beh, diciamo che per noi le priorità assolute saranno la stabilizzazione delle crisi in Africa, dell'Africa. L'attenzione fortissima al Mediterraneo, alla Libia soprattutto, e cercare di aiutare queste aree di instabilità a migliorare la situazione per cercare di bloccare i flussi migratori. Ecco, una settimana che è stata molto importante a Malta, è stato siglato un memorandum tra il ministro Gentiloni e Serraj. Quando il ministro degli Esteri Alfano è stato qui, ha detto che bisogna sconfiggere il problema della crisi dei migranti del Mediterraneo alla radice. Quale ruolo può giocare l'ONU? Sconfiggere la radice vuol dire aiutare i paesi, trovare soluzioni alle crisi politiche, alle crisi militari, che spesso hanno matrice etnica o religiosa in Africa o nel Mediterraneo. Pensiamo per esempio alla Siria, in Medio Oriente, che è una crisi molto importante e difficile da risolvere, che porta ovviamente anche molti flussi di rifugiati. E, risolvendo queste crisi, creiamo le condizioni per uno sviluppo economico di questi paesi in transizione, e aiutiamo questi paesi a trovare opportunità per i giovani in modo che ovviamente questi flussi diminuiscano o si fermino completamente. Parliamo anche di Siria, perché l'Alto Commissario per i Rifugiati Grandi parla di una situazione peggiore del previsto. Sono stati spostati i negoziati al 20 di febbraio. Che cosa ci si può aspettare? Beh, la situazione in Siria in realtà è migliorata nelle ultime settimane. C'è stato questo accordo in cui hanno giocato un ruolo la Russia, l'Iran e la Turchia soprattutto. Abbiamo visto le misture in Consiglio di sicurezza 2 giorni fa e ci ha spiegato ovviamente che lui adesso il 20 gennaio riunirà tutte le parti a Ginevra, quelle che erano anche ad Astana, ed è importante che attraverso questo dialogo tra le parti, che non è facile ovviamente, sotto gli auspici dell'ONU e con l'aiuto di tutti i paesi, inclusa l'Italia che fa parte di un gruppo di paesi che partecipa ai negoziati, si riesca a trovare una soluzione politica. Grandi giustamente mette l'accento sulla terribile situazione umanitaria, soprattutto Aleppo che è stata distrutta, e questo ovviamente è un aspetto che, se ci sarà una soluzione politica, ovviamente migliorerà nettamente anche la capacità di aiutare le popolazioni e di risolvere anche la situazione umanitaria. Quanto viene colta all'interno del Consiglio di sicurezza l'emergenza dei migranti per l'Italia? Beh, noi è un tema che portiamo all'attenzione del Consiglio praticamente tutti i giorni. Come dicevo prima, riuscire a risolvere le crisi politiche o militari, i conflitti in Africa o in Medio Oriente o nel Mediterraneo, come in Libia, aiuta anche la soluzione dei problemi dei flussi migratori. Ci sono grandissime opportunità, per dire, economiche in Africa. Chiaro che senza pace e stabilità non c'è sviluppo economico. L'Italia, aiutando la soluzione in Consiglio di sicurezza di queste crisi, crede di avere anche una soluzione, una ricetta, se vogliamo, per portare attraverso accordi anche con i paesi di origine e di transito di questi flussi a portare a una gestione civile controllata di questi movimenti di popolazione. Ambasciatore, parliamo anche dell'escalation delle tensioni tra Stati Uniti ed Iran dopo il test missilistico. Trump ha detto questa settimana non escludo nulla, anche un'azione militare, si prepara ad altre sanzioni, la risposta dell'Iran è arrivata a stretto giro di posta, sono minacce vuote, non ha esperienza. L'ONU in questo caso che ruolo deve giocare? L'ONU, diciamo, è un po' il garante di un accordo, questo famoso accordo nucleare che, d'accordo, ovviamente è stato raggiunto con l'Iran, con più accordo dell'Iran, degli Stati Uniti e di altri paesi, di altre potenze garanti. L'ONU ha il dovere appunto di vigilare a che l'accordo, che si chiama accordo nucleare, possa essere implementato, durerà 10 anni, nel modo migliore. È chiaro che tutte le parti dell'accordo devono evitare degli atti o delle misure che possano pregiudicare il dialogo all'interno dell'accordo e l'applicazione delle sue misure. L'Italia al Consiglio di sicurezza, insieme agli altri paesi, esamina l'applicazione dell'accordo. Siamo anche i presidenti di un comitato che
sovrintende la messa in opera, la messa in atto dell'accordo, e quindi l'importante per noi è che tutte le parti si parlino, che continui il dialogo, che non ci sia nessun tipo di atto che possa pregiudicare un'atmosfera costruttiva. Ambasciatore, chiudo facendole una domanda, visto che lei respira l'aria che tira nei corridoi di Palazzo di Vetro tutti i giorni. Sì. La nuova amministrazione Trump, il nuovo ambasciatore statunitense Nikki Haley, come viene colto? È appena arrivata, l'abbiamo vista per la prima volta in Consiglio di Sicurezza 2 giorni fa, è una persona, devo dire, sotto il tratto personale, molto molto simpatica e molto cordiale, abbiamo già avuto modo di parlare un pochino. Vedremo come naturalmente l'ambasciatrice interpreterà le istruzioni, ovviamente le posizioni degli Stati Uniti in Consiglio di Sicurezza. Quello che credo che sia, crediamo tutti e siamo convinti in Consiglio di Sicurezza, è che bisogna mantenere l'unità del Consiglio, quindi l'unità della comunità internazionale. Solo così riusciremo ad affrontare tantissimi problemi, dalla Siria alle proliferazioni nucleari ovviamente, alle crisi africane, al Mediterraneo, ai flussi migratori, che ovviamente sono sfide del nostro tempo. Un grande in bocca al lupo per il vostro lavoro. Grazie mille. Grazie mille per essere stato con noi e grazie a voi per averci seguiti. Arrivederci.